Il nuovo parco, al parco dove è stato prima la ACP nella scuola, il parco giochi. Questo in effetti di fondo è, perché poi sono i soldi, sono progettazione per quanto riguarda le qualificazioni idroambientali sia nelle basiliche che sia nel parco archeologico. Questo in effetti è tutto. Sono già affidato per l'intervento, sì, nel parco, sì, questo qua. Il progetto di sera drenaggio,
intendere il sistema per lo smaltimento delle acque piovane all'interno degli aree delle basiliche? Sì. Attualmente adesso attualmente la finale si è già segnata, quindi andremo a questo progetto. Quindi il progetto è stato assegnato dopo che sono arrivati alcuni questi fondi, o è un progetto che sa? Perché rappresenta un atto propedeutico al bilancio che vengono approvate o quali sono i motivi di no, perché il bilancio deve essere fatto a gennaio, poi c'è stato un trattamento, in effetti non c'è un tipo di trattamento, quindi c'è di dopo. I fondi sono dopo che non c'è un bilancio, c'è stata la cosa, questa era la tecnica, il capitolo del bilancio, di visione già adottato, non c'è un accordo. Ok, perfetto, perché io dicevo praticamente nella relazione che è stata fatta dalla revisione dei fondi. Sì. L'urgente e quindi il provvedimento della giunta dicendo che altrimenti non sarebbe stata rispettata, non sarebbe stata rispettata la tempistica indicata dai provvedimenti di finanziamento. Qual è il discorso di quando facciamo la giunta, lo sai benissimo, la ratifica va fatta in 30 giorni, comunque il 30 dicembre, quindi 60 giorni. Sì, perché c'erano alcuni progetti in particolare, non tutti, perché alcuni sono stati alcuni degli uffici e servizi, 50.000 euro, e quando guardo il parco gioco gli altri erano scadenti, cioè se non presentavamo questa cosa, presentavamo il progetto. Perciò era proprio specifico di Milano, sì. Io lo so che il consiglio deve ratificare questa ragione, sta di fatto che l'approvazione giusta di una variazione di un bilancio rappresenta un'altra norma rispetto alla normalità, perché la variazione di regola viene iscritta al consiglio. Allora, siccome il revisore dei fondi scrive è da ritenere urgente, quindi questa variazione, per cui in qualche modo giustifica il provvedimento di giunta, per evitare di perdere contributi economici descritti non rispettando la tempistica indicata dai medesimi provvedimenti di finanziamento. Non è ho chiesto di chiarezza perché non è finita, non è riuscito dallo scambio. Qual è il criterio di adesso non ricordo, ci sono le scadenze sui progetti, esempio, qui il discorso del parco la scadeva, se non facevamo l'azione giunta prendevamo il giunta. Ma si maggio il 10 giugno, ma questo no, scadeva prima che abbiamo fatto la giunta, ma sono non ci sia l'urgenza. Hai capito? Prima dell'8 marzo, altrimenti non ci sia l'urgenza e facevamo il capitolo del bilancio, cioè in effetti se noi avessimo trovato il bilancio di previsione, questa variazione massima è tutta. Lo so, quindi diciamo l'urgenza è questa qua. No, ma l'urgenza è lui. Sì, però l'urgenza nasce dal fatto che noi nei bilanci di previsione in capitolo di Genova lo stato adottato. Sono stati nuovi sovvenzionamenti, c'è stato un residuo e quant'altro. Quindi noi già eravamo quindi per fare l'aggiunta urgente altrimenti scadere questi progetti e poi adesso il bilancio lo faremo fra 20 giorni. Se concedeva le cose facciamo questo qua, questa è l'urgenza. Sono sui vari progetti, adesso non devo andare a parlare, però mi sembra che proprio gli ultimi giorni, se no non c'era la cima a fare sta cosa. Non è questo il problema perché gli altri procedimenti di carattere amministrativo. L'unica cosa, l'unico che uso rispetto alla scelta di destinazione di questi fondi, che sembrano tutte, diciamo, opere necessarie in quel caso, è questa
bambini, 5 anni. Se non sbaglio, abbiamo discusso in altri consigli comunali in cui praticamente c'erano delle somme già stanziate previste nel progetto della casa comunale. Sì, sì, aspetta, aspetta. E questi qua sono allora sì, questi sì, questi sono iniziati. È un possibile. Si aggiungono. La gara che riguarda la casa comunale, il corso Umberto è un tratto ben definito e è stato già giudicato. Aspetta, lo so che non è la qualità contributiva, quindi così a parte. Quanti soldi hanno questa distanza? 150, adesso diciamo, la parola è stata dedicata, però farà metà come, dico, ipoteticamente, metà come casa comunale, poi dare un tratto che vada per essere umani. Questo è quello che 70.000 euro del Ministero, ma non è terzo anno, altro anno ancora, e invece di prolungarlo e cercare di arrivare, se riusciamo ad arrivare, quando più so che è a Patrizio, per determinare questa cosa. Visto perché nel 2016 è stato fatto già a Pizzone, quindi già è stato fatto, ma già una personalità. Metà della cifra la porta via, quindi non sono 200. No, sta nel progetto fatto, provato. Ma c'è una cosa che ho aggiunto, cioè alcuni di questi fondi, la leggo dalla relazione, potevano essere destinati anche per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Siccome la strada dove abita il Via Nazionale delle Pubbliche sta che la pista ciclabile è diventata un obbrobrio, non potrebbero essere utilizzati in parte anche per migliorare la viabilità su questi marciapiedi, perché questa pista ciclabile è pericolosa, cioè, e comunque diciamo favorire anche l'eliminazione di barriere architettoniche su una strada che prevede e Filomena, quindi vi toglie la pista di blocco di quella cosa. Ah, quindi ti toglie dei paletti per fare l'accesso, ho capito. Togliere i paletti e, diciamo, eliminare la barriera architettonica del servizio con le marciapiedi, quindi il passaggio per un disabile non è particolarmente. Ma non è la vista città, è proprio sbagliata. La vista città, non va proprio. Non c'è niente. Perciò sto dicendo, se potete. La circolazione sicuramente non ha un'affluenza tale come in un paese. No, ma i San punto 4 e punto 5, cioè non ho capito bene, perché non sono nella materia.
saprà per 10 minuti prima. Sicuramente. Però è saprà, certamente sono solo le cose. Però io voglio sapere, da te, voglio capire, se tu sei a conoscenza di perché si vuole il denaro e perché ci vuole. Una proposta, va bene.